Ciao raga, ciao! Eccoci in un altro video tag, un'altra volta in collaborazione con Nico Volpiana, perché l'adoro, l'adoro, e quindi sono molto felice di fare anche questo tag. Questo tag però, non mi ricordo il titolo, ma sarà vietato ai minori di 18 anni, ok? Tag del sesso si chiama, ok, vabbè, tanto l'avete già letto nel titolo. Ma voglio dire, questo tag sarà vietato ai minori di 18 anni perché non si può sentire dire certe cose da palla style, diciamo. Ma prima non ce lo vogliamo dare un veloce sguardo al look e al make-up, almeno dopo la gente se ne va via. Che mi vergogno. Pazzamente. Tobia cosa c'è? Boh, non lo so, abbaia. Nulla, come al suo solito. Allora sì, ce lo vogliamo dare lo sguardo, sì, no, il veloce sguardo. Non ci ho messo un'ora e mezza, però l'ho fatto con la Smoky Nights di Estée Lauder e anche il rossetto Estée Lauder 420. Orecchini semplicissimi, argento, con la piuma, sì. Magliettina estiva, primaverile, diciamo, perché non che faccia caldissimo, ci sono 19 gradi nella mia stanza. Però, siccome ho fatto un altro video prima, volevo cambiarmi e mettere qualcosa di diverso. E la prima cosa che ho trovato nell'armadio è stata questa. Ma, intimo sexy, wow, è perché con il tag del sesso ci vuole. Quindi questa magliettina con le farfalline, che ogni riferimento è puramente casuale. E jeans Stradivarius, quelli neri, con questi buchetti qui e questo retro. Che non è niente male, molto bene. L'importante è crederci da soli. Molto bene, allora dobbiamo iniziare a fare queste domande che sono molto piccanti. Ma io cercherò di rispondere, sì, vabbè, sinceramente come sempre ho fatto. Però anche scherzando, eh. Ok, vediamo. Quante volte al giorno fai sesso? Zero. 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 E io su questa domanda calerei un minuto di silenzio per la mia situazione, ecco, diciamo. Beh, è così. Poi, seconda domanda. Posizione preferita. Adesso si parla di cose in generale, no? Perché non lo sto facendo adesso, non l'ho fatto in passato o non lo farò in futuro. Quindi, posizione preferita. Vabbè, ma è facile da dire, eh? Facile? Dilla. Io sopra, se può di, io sopra, perfetto, basta. Il posto più strano in cui l'ho mai fatto? Allora, dappertutto, cioè, calma. Allora, non è che c'è un posto strano come quelli che possono dire, non so, in ascensore o in aereo, cioè, posto strano, no, non ce l'ho. Però una particolarità che a me a letto non piace. Mi piacciono tutti gli altri posti del mondo tranne che a letto, belli, tranquilli, posizione missionaria, cioè proprio la noia del sesso. Quindi, ok, ci siamo capiti. Hai mai avuto un orgasmo? Ma raga, di che cosa stiamo parlando? Voglio dire, ma stiamo scherzando? Hai voglia? No, veramente, dai. Ma come si fa a non averlo mai provato? La vita non avrebbe uno scopo, secondo me. Cioè, voglio dire, va bene tutto, però... ecco, voglio dire alle donne, ecco, una cosa potrei dire su questo argomento. Mettiamo giù il cellularino. Una cosa vorrei dire alle donne. Alle donne soprattutto, perché gli uomini non fingono mai, no? Invece... Donne, com'è che dice l'Alessia? Datemi torto se ho ragione. Ma come si fa a fingere? Non è giusto, non è eticamente corretto fingere un orgasmo. Primo, perché altrimenti gli uomini andranno avanti in eternità, in eterno, per l'eternità, a credere che noi siamo felici, abbiamo avuto il nostro orgasmo, vabbè basta, allora si gira dall'altra parte e dormo.
mi giro dall'altra parte e dormo. No. Ok? A questa età, con questo canale YouTube, posso dire certe cose finalmente. Donne, non fingete. Neanche se vi piace da impazzire. No, ma perché? Se non è capace, non è capace. Bisogna farglielo capire gentilmente, ma che si senta un po' in imbarazzo anche lui, perché loro hai voglia se ce ne dicono di cose. Mi piace perché ci sono persone come il mio ex che mi hanno sempre detto non truccarti, a me piacciono le persone acqua e sapone, e poi si vanno a vedere le modelle truccatissime. È un controsenso. Allora lascia che si trucchi anche la tua donna, perché se ha voglia lei, siamo sempre lì, raga, dobbiamo avere voglia noi, ok? Però non far finta di niente. Ah, sì, come Meg Ryan nel famosissimo film Harry, ti presento sesso lapsus freudiano, Harry ti presento Sally, dove lei fingeva un orgasmo in tipo da McDonald's, comunque una quella cosa lì americana, insomma, in un ristorante americano, tipo McDonald's, perché noi donne siamo molto brave, e l'ho fatto anch'io, però raga, non ne vale la pena, soprattutto voi giovani, non fatelo mai, non iniziate neanche a farlo, se non succede niente, non avete l'orgasmo, dite, non è successo niente, se lui vi dirà, ma come mai? Allora, ti spiego io, ciccio. E lì iniziate a spiegare che cosa vi fa piacere, che cosa volete da lui. Insomma, dovete entrare in intimità, in confidenza, ok? Comunque lo dovete avere. Come si fa a non provare mai nella vita un orgasmo? Vai! Preliminari, sì o no? Allora, anche qui ce ne sarebbe da dire. Io sono un po' atipica. Come donna, mi piacciono delle cose che altre donne non piacciono. Quindi quando un uomo, sapete, le sveltine, si possono parlare di queste cose, no? Tanto il tag è del sesso, anche se YouTube non mi darà la monetizzazione, no, a me non interessa, quasi non li guardo nemmeno, perché io faccio i video per divertimento e per farvi divertire. Quindi, sapete, quando un uomo dice facciamo una sveltina, io ci sto. Quindi non sono una di quelle donne che ha bisogno un'ora e mezza di preliminari. Posso però capire che non si può sempre fare sveltine, cioè come vuole un uomo, magari subito, no? Quindi a volte sì e a volte no. La cosa magnifica è sempre in mezzo, a volte si può fare in fretta, a volte ci si può dedicare un po' di più, cari miei maschietti, a dare piacere alle vostre donne, ok? Ovviamente vale anche il contrario, perché le donne comunque sono molto ma molto brave in questo, e quindi non so perché abbiamo anche un sesto senso anche in quello, e quindi proprio non ci ammazza nessuno, vinciamo sempre noi, ecco, alla fine vinciamo sempre. Quindi preliminari sì e anche no, cioè un po' e un po'. La volta più imbarazzante ci ho pensato, ma non ho trovato nulla, perché non mi è mai capitato di farlo appunto in posti strani o in cui poteva arrivare gente, perciò non c'è mai stata una volta imbarazzante. Forse appunto quando una volta all'inizio si fingeva e dicevo boh, che faccio, che dico, boh. No, l'unica cosa è dire la verità, e così lui o lei, è vero. No, perché non esistono sessi, va bene qualsiasi cosa, deve andare avanti, ok? Quindi non c'è stata una volta più imbarazzante di altre, no, veramente, non c'è nulla da raccontare di divertente. Luce spenta o accesa, allora lì
siamo praticamente, io direi che la maggior parte delle donne vuole la luce spenta perché ha paura di far vedere i propri difetti, ok? Magari ha una cicatrice qua da 40 anni e dice, no, non voglio farla vedere al mio lui, magari, che ne so, sono i primi appuntamenti. No, 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 luce spenta. E una volta facevo così, anch'io. Adesso credo che, quando mi ricapiterà, chissà quando, credo che una luce soffusa mi piacerebbe molto, perché vorrei vedere dove vado a parare, ok? E chi se ne frega dei difetti, ma chi se ne frega? In quei momenti lì, credo che nessuno pensi, oddio, c'ha una cicatrice lì, no, scusa, fammi vedere bene, no, no. Ottava ed ultima domanda, fantasie erotiche, anche qui ce ne potrebbero essere tantissime, se ne potrebbero dire tantissime. So che la fantasia erotica dell'uomo è a tre con due donne, beh, la mia fantasia è il contrario, a tre con due uomini, basta, tutto lì. Non disdegnerei nemmeno un donna e uomo, ma sì, ma anche qualsiasi cosa, pur di battere chiodo. No, vabbè, l'ho messa giù sul ridere perché sono comunque argomenti un po' imbarazzanti, giusto? Quindi se vi ho fatto ridere e sorridere un po', mi ha fatto molto piacere. Comunque ho detto la verità, nulla di che. Basta, vi ringrazio. Vi saluto, adesso tutti ensemble andiamo a vedere quello di Nico, al quale mando un bacio grandissimo e voglio fare con lui altri tag perché è molto divertente. Trova questi tag un po' strani, un po' pruriginosi, diciamo così. Sì, molto bene. Un bacione a voi, grazie per avermi guardato, se vi va ci vediamo in un prossimo video e ciao ciao ragazzi!